Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Io sono molto lieto di dare il benvenuto, saluto le prime file che non ho salutato prima, benvenuti a tutte e a tutti in questo appuntamento per noi molto importante, testimoniato dalla presenza ovviamente di alcuni operatori di grandissima importanza, a partire dall'amministratore delegato di Enel che siede al tavolo insieme a cinque sindaci che del tutto casualmente, devo dire, sono espressioni di colori politici diversi, vado da destra verso sinistra quasi in sé, no vabbè, iniziamo dal sindaco di Perugia, il sindaco di Cagliari, il sindaco di Bari, il sindaco di Venezia e il sindaco di Catania, cinque ottimi amministratori che stanno svolgendo il loro servizio alle loro città e che rappresentano anche storie politiche totalmente diverse, ma hanno in comune, direi totalmente diverse tutte, perché un Forza Italia, un SEL, due PD e un Brugnaro, quindi sono cinque realtà diverse, e che rappresentano oggi i territori che per primi usufruiranno e godranno del progetto che Enel, insieme ad alcune importantissime realtà private che saluto e che sono qui presenti, andranno a inaugurare per un totale di 224 città, se non vado errato. Queste sono le prime cinque e poi nei tempi e nei modi che l'amministratore delegato di Enel vorrà illustrare saranno in altre città. Il tema è banda larga ovunque. E allora su questo spendo un minuto di tempo per raccontare che cosa sta succedendo nel nostro paese. Con buona pace, e naturalmente saluto tutta la parte più palazzo chigesca, a partire dal sottosegretario De Vincenti, dal sottosegretario Giacomelli, sottosegretario Bressa, dal dottor Tiscar, da Riccardo Luna, da tutto il mondo diciamo, di Palazzo Chigi che ha seguito, o comunque del governo che ha seguito questo progetto. Questo è un periodo in cui ci dicono che sbloccare le opere pubbliche e private può essere un potenziale rischio, un potenziale problema. Io dico che l'unico rischio che ha l'Italia è quello di non sbloccare le opere pubbliche e private. L'unico rischio che ha il nostro Paese, che ha tutto per essere leader in Europa e nel mondo, tutto, qualità delle persone, straordinaria conformazione paesaggistica e culturale, genialità delle imprenditrici e dei lavoratori, degli imprenditori e dei lavoratori, l'unico problema che noi possiamo potenzialmente avere è quello di non sbloccare le centinaia di opere pubbliche e private che dobbiamo rimettere in moto. Questo vale naturalmente per le note questioni di cui i giornali giustamente discutono nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, nelle ultime ore. Io vengo da una importante visita a Napoli. L'idea di sbloccare Bagnoli è semplicemente straordinaria. Bagnoli è un'area che è totalmente abbandonata da 30 anni e che è oggi un'area piena di rifiuti e piena di sfregi ambientali, a partire da quella colmata che ieri abbiamo illustrato con una certa sorpresa di tutti quelli che stavano alla cabina di regia, noi avremmo deciso di cancellare e di rimuovere. Ma Bagnoli è soltanto un esempio, vale per Pompei, vale per la variante di Valico, vale per l'Expo, valeva per l'Expo, vale per la Napoli-Bari, così coinvolgo il sindaco De Caro, vale per le strade in Sicilia, e ne sa qualcosa Enzo Bianco, vale per le tante grandi opere strategiche, quelle sul dissesto, quelle sulle scuole, quelle sulle opere come la Salerno-Reggio Calabria, l'aeroporto di Venezia, per citare una cosa che interessa a Luigi, che però arriverà più o meno in parallelo con l'aeroporto Fiumicino a Roma. Insomma, il compito istituzionale di chi sta da questa parte del tavolo è fare le cose. E guardate che questo unisce tutti. Non a caso se c'è una misura che nella legge di stabilità è stata approvata e apprezzata da tutti, qualsiasi sia il colore politico, è lo sblocco del patto di stabilità per i comuni. Almeno possono fare un po' di opere, almeno possono mettere a posto un po' di qualcuna molto
importante, penso al poeta, credo che Massimo Zedda la inaugurerà nei primi giorni di maggio, un po' metà maggio, una cosa meravigliosa che ha seguito per anni la sua amministrazione comunale facendo un lavoro molto prestigioso, ma credo che valga per tutte le realtà che stanno da questa parte del tavolo. Dunque, e vado sinteticamente al nocciolo, l'Italia deve ripartire sbloccando le opere pubbliche e private. Il compito del nostro governo, dei nostri governi, del nostro paese è finalmente far accadere le cose. Le infrastrutture sono il simbolo di questa partenza, ma le infrastrutture non sono più soltanto quelle tradizionali. E questa è l'essenza della nostra conferenza stampa. Va benissimo mettere a posto le scuole, va benissimo mettere a posto le strade, è fondamentale intervenire con grande determinazione per ripulire. Bagnoli è per esempio la più grande opera di risanamento ambientale mai fatta in Italia. Ieri mi continuavano a dire in Europa, io per sicurezza dico in Italia, non si sa mai che poi mi trovate in Lituania o in Norvegia un'opera migliore, quindi insomma io dico in Italia e sto tranquillo. Ma accanto a questo occorre immaginare l'Italia dei prossimi 20 anni, dei prossimi 30 anni. La banda larga, la diffusione di internet ad altissima velocità. Ora, da questo punto di vista, ci sono due questioni su cui devo rapidamente intrattenervi e poi cedo la parola a Francesco. La prima è che c'entra Enel? Enel ha smesso di occuparsi di energia, ora in questa veste di Presidente del Consiglio non posso che rinnovare tutto il mio entusiasta appoggio al management di Enel per il grande lavoro sull'energia che stanno facendo. Gliel'ho già testimoniato perché mi ha portato in dei luoghi inauditi. Nel cuore del Nevada abbiamo visto che cos'è il Far West, Stillwater. Nel cuore del Cile, Antofagasta, come si chiama? La realtà era come si chiama la zona? Il deserto? Atacama. Il deserto di Atacama. E chi di noi non ha sempre sognato fin da piccolo di stare a fare un'inaugurazione nel deserto di Atacama? E cosa abbiamo visto in quelle realtà? Abbiamo visto un'azienda, Enel, e con Enel Green Power, che è leader mondiale sulle energie rinnovabili. Anzi, fatemi fare i complimenti a Francesco Venturini, che ha ricevuto, credo, qualche giorno fa, qualche ora fa, ieri, l'incarico di leader delle associazioni dell'eolico a livello europeo. Questo con un pensiero affettuoso a tutti quelli che dicono che l'Italia non è all'avanguardia sulle rinnovabili. Non soltanto è all'avanguardia, ma è all'avanguardia anche con i propri dirigenti. Quindi Enel continua a fare la sua parte sulle rinnovabili, non vi tedierò su questo. Enel continua a fare la sua parte su tutto ciò che è energia tradizionale, energia elettrica. Ma Enel è all'avanguardia per la tecnologia. E sempre di più la questione energetica si sposa con la questione tecnologica. Se tu riesci a ridurre i consumi attraverso i contatori intelligenti o comunque a gestirli in modo migliore, hai un vantaggio di mercato rispetto agli altri. Questa tecnologia su cui Enel è leader globale permette, e lo spiegherà meglio di me Francesco Starace, di attaccare un ulteriore tassello che offre una possibilità in più sulla banda larga. E allora vengo a quelli che sono gli obiettivi del governo italiano e chiudo con una considerazione sulle realtà private, prima di dare la parola a Starace. L'Italia ha come obiettivi da qui al 2020 di coprire tutto 100% a 30 mbps, cioè megabit per De Vincenti sulla banda larga è diventato il più grande esperto tecnologico, mentre l'obiettivo è quello di arrivare a una metà, al 50%, di abbonamenti che arrivino non a 30 mega ma a 100. Quindi l'obiettivo alto è quello di arrivare a coprire tutti a 30 e la metà a 50. Naturalmente perché questo possa essere accolto noi abbiamo fatto un percorso strategico che può essere apprezzato o meno ma che per la prima volta c'è, non c'era in passato una strategia comune, c'era una somma di interessi e di interventi regionali, c'è un fondo dello Stato per la banda ultralarga che ha 4,9 miliardi di risorse previste
dalla delibera CIPE 3,5 sono già stanziati e 2,2 sono già andati alle cosiddette aree bianche, cioè all'area a non interesse di mercato, i cosiddetti cluster C e D, e abbiamo messo finalmente un percorso di semplificazione burocratica, di obbligo di predisposizione per la fibra delle nuove abitazioni, di attenzione alle tecnologie alternative, di mini trincee, scavi a basso impatto, per consentire di accelerare questa possibilità. Naturalmente il mondo si divide nelle aree in cui il mercato tendenzialmente funziona e in delle aree in cui la banda larga gli operatori privati non ce la porterebbero, se fosse soltanto un aspetto privato, mai. È chiaro, no? Tant'è che l'unica città, credo che sia ancora rimasta l'unica ormai in Italia, perché ci sono ancora altre sperimentazioni in corso, ma di fatto la prima è stata Milano. A Milano è facile che ci sia un interesse per portare la banda ultralarga. Magari nel piccolo paese di montagna del sud dell'Aspromonte è un pochino meno facile, o della Sila. Bene, in questa strategia, chiedo un aiuto ai giornalisti perché questo è un passaggio un po' delicato, le aree che noi definiamo con linguaggio burocratico A e B sono aree in cui il mercato la fa da padrona e quindi i singoli operatori possono intervenire. Quella che noi oggi presentiamo è un'iniziativa di Enel con dei partner privati tecnologici che va in queste città. È evidente che credo si parta proprio da Perugia e credo che i primi abbonamenti a Perugia saranno pronti già a maggio. Meno male che il sindaco di Forza Italia non vota, perché se no a giugno gli dicevano che tanto ci ha già battuto l'altra volta, sicché non c'è problemi. Però da maggio saranno pronti i primi abbonamenti a Perugia e nelle 5 città che vedete da questa parte del tavolo saranno in condizioni di partire il più velocemente possibile. Sono le aree A e B. Noi invece il 29 aprile, giorno in cui con Riccardo abbiamo organizzato un grande evento nel ricordare i 30 anni di Internet, abbiamo deciso di farlo centrato su Pisa, ed è un segno di disponibilità al dialogo importante, no, anche perché Pisa oggettivamente è una delle città più all'avanguardia nel mondo per tecnologia e siamo molto felici, al di là delle battute, persino noi fiorentini, di andare a Pisa il 29 aprile. Quello stesso giorno dovranno invece uscire le prime gare per i cluster C e D, dove gli operatori privati qui presenti, con tutti gli altri, faranno una gara e vinca il migliore. Quindi, questo mi aiuta anche a chiudere l'ultimo punto rispetto al rapporto con altri. Noi oggi presentiamo il progetto di Enel perché è un progetto molto innovativo, perché coinvolge alcuni territori e perché dimostra che le opere pubbliche sulle quali noi stiamo lavorando, pubbliche e private, sono la nostra cifra costitutiva. Lo voglio dire a quelli che fanno polemiche: il governo è qui per realizzare le cose che per anni non si sono fatte. Siamo qui per questo. Ah, ma voi state sbloccando le opere? Sì, siamo qui per sbloccare le opere, compresa la banda larga, che è una delle più importanti. Presentiamo questa iniziativa, siamo pronti a presentarne altri, di altri soggetti che abbiano le stesse caratteristiche, vale a dire che vadano a offrire un servizio alle città. È quindi un fatto positivo la piena disponibilità, peraltro l'abbiamo già fatto in passato anche con altri operatori, ed anche con operatori competitor e concorrenti dei qui presenti. Quindi noi siamo sempre pronti a dare una mano a tutti quei soggetti pubblici e privati che danno una mano all'Italia. Quello che è fondamentale è che accanto a questo lavoro sia chiaro il percorso, cioè la gara dei cluster C e D partirà la prima, il 29 aprile, per festeggiare i nostri 30 anni di Internet in Italia. Avendo fatto un lungo discorso, spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ai cittadini faccio una sintesi da 140 caratteri. È arrivato il futuro, è arrivato anche in Italia. La scommessa vera adesso è riuscire a fare di questo futuro un'occasione non soltanto per pochi addetti ai lavori, ma per le persone.
Perché la banda larga, la banda ultralarga cambia radicalmente la vita non soltanto nelle informazioni, nelle comunicazioni, nel modo di concepire il rapporto con i media, nel modo di scaricarsi i programmi televisivi. Immagino che tutti voi vogliate scaricare i talk show del martedì sera, no? Immagino, quindi, o delle trasmissioni politiche, ma magari c'è qualcuno anche che apprezza i film, apprezza altre cose, apprezza le serie TV, oppure più semplicemente serve per le aziende, per la manifattura 4.0, per un totale sconvolgimento e capovolgimento del fronte dal punto di vista del rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, tra cittadini e comunicazione, tra cittadini e innovazione, tra cittadini e economia. Se qualcuno mi va a ritrovare Filippo Sensi e me lo riporta, nel frattempo che ha apprezzato molto la battuta sui talk show, io nel ringraziare tutte e tutti chiederei a Francesco Starace di essere qui, non prima di aver di nuovo ringraziato i 5 sindaci, perché sono fortunati, io avrei pagato il biglietto per poter stare a bordo dei primi 5, però sono anche 5 sindaci oggettivamente molto tenaci, molto determinati, che amano molto le loro città, ripeto, con colori politici anche diametralmente opposti, e vorrei fare loro il mio più grande in bocca al lupo, perché so per certo che un cittadino guarda come metti a posto il marciapiede, guarda come sistemi la scuola, però poi quando gli porti la banda larga dappertutto e la porti ad altissima velocità, questo cambia totalmente il rapporto. Le aziende ormai non chiedono più quanto è distante dal casello autostradale, chiedono anche questo, ma chiedono com'è la connessione, e credo che sia un fatto particolarmente positivo. Francesco, a te la parola. Allora, io proporrei questo metodo di lavoro. Ho ricevuto messaggi da Filippo. Visto che ci sono moltissime testate accreditate e anche alcune delle realtà locali, come ovvio che sia, territoriali, io vi proporrei di fare, mi pare che dal punto di vista tecnico, se ci sono delle questioni o delle domande, possono rispondere tanto l'ingegnere Starace, quanto i partner privati, quanto per ciò che riguarda il nostro fronte, il sottosegretario Di Vincenti, il sottosegretario Giacomelli e tutti loro. Vi vorrei anche lasciare del tempo per poter intervistare i singoli sindaci sui progetti. Quello che vorrei segnalare come ultima considerazione per il, virgolette, anche l'orgoglio del Paese, è che il 29 aprile, me lo scriveva prima Giacomelli, l'ingegner Starace sarà in Giappone per il G7, per presentare proprio il progetto dei contatori digitali su cui siamo, posso dirlo senza dare informazioni riservate o tendenziose, sostanzialmente leader mondiali. Quindi il progetto dei contatori digitali è un progetto sul quale abbiamo una assoluta supremazia. Per cui vi lasciamo alle domande e alle risposte con i sindaci e con gli altri. Ho però bisogno di segnalare, altrimenti ho una crisi diplomatica con Venezia, che il lampadario, mi dice Brugnaro, è fatto da Murano, è fatto a Murano, e che non ho citato gli sblocchi di Porto Marghera e di Marghera, e questo ha creato sostanzialmente un caso diplomatico con quel noto diplomatico di Luigi Brugnaro. Quindi vorrei segnalare che abbiamo anche Marghera tra gli investimenti da bloccare e da sbloccare, ma se facciamo l'elenco di tutti gli investimenti da bloccare e da sbloccare, a bloccare ci pensano gli altri, credo che iniziamo qui e finiamo domattina. Vi lascio con sindaci e amministratori delegati, grazie di cuore e buon lavoro a tutti.